Alto, buongiorno. Allora, qua giù siamo alla fiera del Make and Fair di Roma, dove ci sono un sacco di persone che fanno un sacco di prototipi, un sacco di prove. E ci sono molti Frankenstein, come li puoi Sì, chiamare, no? così, questo Molte è un prove Frankenstein. di monopattini realizzati con motori di lavatrici, batterie di hoverboard, step up e tutto. E io qua giù, il nostro caro Gianluca, ormai noto e rinoto, che ha portato il suo Frankenstein, che è una prova, un mischione di telaie, di forche, un sacco di Tutti roba. pezzi rotti. Però non importa, tutta roba di riciclo, di roba rotta. Doppio motore su questo Però strepitoso. Però una cosa in particolare, l'elettronica sotto. L'elettronica curata al 100% da Gianluca e ci tiene a farmelo provare. Per cui adesso sono uscito fuori dai padiglioni proprio per provare questo monopattino e vedere come funziona. E allora oggi siamo qua giù alla fiera dei maker per parlarvi di una cosa fondamentale che poi è tipo il fulcro di tutto questo, ovvero stiamo parlando dell'importanza del network, di fare network. Ma prima dovrei spiegarvi che cos'è fare network, che magari avete già sentito parlare, lo sapete già, ma non sapete che cos'è davvero e quanto ne vale la pena. Tendenzialmente è molto semplice, fare network vuol dire che ci sono delle persone. Non abbiate furia e abbiate un minimo di pazienza di seguire il discorso, a meno che non vi annoi, allora levatelo. Sì, è un video chiacchierato, per cui levatelo se non vi piace. È un video in realtà molto molto importante perché tratta di cose non dette, cose celate, cose nascoste, del fatto che io stesso vi ho sempre presi in giro di qualcosa e sto per dirvi di cosa. In realtà è in positivo, non è negativo. L'accensione ce l'ha qua sotto, c'ha questa chiavina d'accensione qua sotto. Sul telaio, questo è un Erlang, giusto? Il telaio di Allora, il base. motore è Erlang, la forcella è FLJ, un monopattino di Sì, la classe. forcella di Sì, un pezzo Ducati, il l'RM. telaio è cosa? Come si chiama? Sì, mi piace, mi Non piace. è un monopattino, Mi piace, da qui il video di oggi, delle collaborazioni, del network, l'importanza di fare network. È come portare a spasso un bambino, guardalo, cioè. Dunque, la prima cosa da dire è che Quattro Officine non era un format che doveva soltanto divertire come potrebbe fare Quattro Ristoranti Borghese. Era un format che doveva aiutarmi a cercare le officine con cui io volevo collaborare. Officine con cui siamo con tutti quanti rimasti tutti in contatto e con cui quotidianamente lavoriamo con tutti quanti, per cui ci sentiamo veramente tanto. Da tutto questo è nato ovviamente il nuovo progetto di Fixevu, o Fixev come uno vuol dire, fixevu.it, che è un progetto molto molto particolare atto proprio a curare questi aspetti. Altri 2 minuti si mette lì a ripararglielo, sono Sì, perché convinto. sono i figli scoiati, sono attaccati. Quello che era l'obiettivo di Quattro Officine non era di divertire, non era andare a cercare solo le migliori officine, ma era di cercare le migliori officine che si mettessero in gioco, che se gli dicevi guarda c'è da fare questo, lo vuoi fare? Ti rispondevano di sì. E non quelle che bravissime, 20 anni che sono aperte, però poi gli chiedevi di fare una cosa, no, io questa non la faccio, questa non la voglio fare. Perché l'obiettivo era ovviamente trovare qualcuno a cui poter portare una bicicletta, a cui poter portare un monopattino per fargli fare un lavoro. Se uno di voi che mi sta seguendo magari aveva un monopattino, una bicicletta da riparare, io sono da solo, io posso riparare ma fino a un certo numero di oggetti, poi dopo mi fermo perché ho finito fisicamente il tempo che ho a disposizione per fare questo tipo di lavoro. Invece trovando altre officine, soprattutto in tutto il territorio con cui andare a lavorare, a collaborare, ovviamente mi permetteva di essere ancora di più me, tanti più me a giro. Ora, in molti si aspettavano, mi dici qual è l'officina convenzionata con te nella mia città a cui posso rivolgermi? Il problema principale di questo è uno, che magari nella tua città in questo momento sono pieni, sono saturi e non potrebbero prendere più lavori. Più di quelli non si può più prendere perché sono già saturi. Mentre invece in qualche altra città magari le officine sono ancora vuote, potrebbero ancora lavorare. E quindi è proprio da tutto questo che nasce Fixevu. Fixevu è un programma in cui i clienti vengono gestiti meglio e prima, perché si va nell'officina libera in questo momento, che sa fare il lavoro, o la più adatta per fare quel lavoro. Questo per i clienti. Al contempo per le officine gli dà una marcia in più per lavorare, una collaborazione a cui ci si può fare riferimento tutti i giorni e anche il gestionale con Dr. Bike che quindi dà veramente 7 marce in più a qualunque officina, peraltro a un prezzo talmente ridicolo
che è assurdo non partecipare a livello di economico, ma non sono qui a partecipare a parlare di livello economico, però c'è anche quello. Quindi, lato quello che è stato nascosto, ovviamente stiamo parlando di una collaborazione attiva. Quello che importava era proprio trovare qualcuno di attivamente valido per continuare il lavoro di tutti i giorni. Un'applicazione meccanica che demostrisce il motore elettrico con la è una bella partecipazione cosa, mi o piace. no? Ah, di un'inventata. Ma Questa questa va. tu... La scena ve la racconto perché non ve la posso far vedere. Cioè, il proprietario di questa biciclettina che ha provato, che ha lanciato, e diceva, però quelle più costose sono più belle, di queste. E Gianluca che gli diceva, no, no, non è vero, perché quelle col motore Porsche Yamaha, poi quando ti si rompono devi andare alla Porsche e la Yamaha. Questo se ti si rompe, continui ad andare con la bicicletta. Eccoci qua giù. Dato che sono stato abbondantemente criticato per il video quello del motorino verde, in cui dicevo che il negozio me l'aveva dato, come l'avevo ottenuto, come non l'avevo ottenuto e tutto il resto, sono qui oggi per spiegare alcune cose che mi hanno portato a fermare il mio lavoro, tutte cose non dette, no? Punti di vista magari differenti che la persona che porta a riparare un mezzo dà per scontato che siano secondo una procedura lineare e che invece non è così. Qualcuno addirittura mi ha detto: ma perché non ripari più? Ti vorrei portare il mio mezzo a riparare, riparamelo, te lo pago in anticipo, no? E tutte cose di questo genere. E io a tutti ho detto: no, perché ormai ho instaurato questo percorso e continuerò con questo percorso, fixv.it, a cui credo molto. E c'è un motivo, perché se uno vuole fare soldi non si mette a riparare veicoli elettrici. Ho dovuto fare un passettino indietro perché la quantità di ore che impiegavo era davvero troppo maggiore rispetto a quella che poi mi andavo a vivere e questo non mi andava più bene. Infatti il network si basa prevalentemente su una divisione. Fare network vuol dire dividere l'area personale dall'area lavorativa. Un attimino diviso perché se si inizia a fare un mischione, se si vive con la classica frase bisogna lavorare di quello che si ama fare così non ti sembrerà di lavorare per tutta la vita, non è vero. Non è vero, diventerà un peso lavorare, vivrai per lavorare e questa è la cosa peggiore da evitare. Io ho voluto un po' disintossicarmi dal mio lavoro perché lavoravo troppo. Stavo lì con la testa, uscivo fuori e andavo a casa e sognavo il lavoro, sognavo come potevo ripararlo. Arrivavo a di notte a continuare a riparare nella mia testa, nel mio sogno, per cercare di trovare delle soluzioni che non avevo abbastanza tempo di provare a fare nella vita reale. E questo capite bene che non è un bel modo di viversi la giornata. Ovviamente Greta mi diceva, pensi sempre solo al lavoro, è vero, e questa era l'idea. Invece volevo stare di più all'aperto, fuori, all'aria, e non rinchiuso in un bunker. Volevo andare a giro e conoscere altre persone, altre officine, vedere come lavoravano e non rimanermene rinchiuso a fare un sacco di riparazione per tutti quanti. Allora io vorrei portarvi qua giù un sacco di esperienze di alcuni meccanici per farvi capire quali sono questi lavori per cui mi hanno portato a prendere queste decisioni, per cui FixEV in questo momento per me non solo è il futuro ma è il presente, e far capire come potrebbe migliorare la vita di tutti quanti. Però no, non ho potuto portare le persone per una serie di questioni, non vogliono raccontare le loro stesse, avrei dovuto prendere qualche attore che le recitava, per cui ve le leggerò io, me ne sono fatte raccontare come sono andate e vi voglio raccontare quelle che sono storie vere che persone vere hanno vissuto sulla loro pelle, che le hanno portati nella posizione in cui sono ora, di un po' avvelenati contro i clienti e quindi sono in posizioni in cui sono sempre restii, no? A collaborare, a lavorare e ve l'ho volute portare. Concettualmente non è male, ok? Secondo me costa troppo, lasciamo stare, però concettualmente non è male. Cioè lui ha montato la catena lungo tutto quanto, c'ha questa puleggina laggiù, ok? Questa rotellina, la cinghiettina e poi ci va a montare il motore del drone. E lo controlla come la Vesca tua, la controlla Sì, col è motore del una drone. Vespa. Il motore del drone costa gli spropositi, costa troppo, la batteria che costa veramente troppo e non si integra in nessuna maniera nella bicicletta, non è per nulla universale, no? Però, cioè, concettualmente non è Vabbè, però la male. batteria comunque può cambiare stessa cosa, no? Sì, concettualmente non è male. Allora, lui Concettualmente vende il kit di elettrificazione. questo. Lo stesso negozio che mi ha dato il motorino verde, quello che è stato criticato perché avete detto, ah, ma lui si trattiene i mezzi e io andavo lì e me lo riprendevo, mi sono fatto raccontare, no, come sono andate le cose. Ad esempio, io, come ho detto nel video, ho sempre un po' ingigantito le cose per enfatizzarle, però ovviamente c'erano storie dietro. E questa è una delle storie che c'è dietro.
C'era un ragazzo che gli ha portato a riparare un monopattino. La riparazione costava 60-70 euro. Il ragazzo gli ha detto: no, sono troppi soldi, non lo riparo. E non è andato a riprenderlo. Lui gli ha chiesto, vieni a riprendere, e non è andato a riprenderlo. Tempo dopo gli ha portato un altro monopattino da riparare, altra diagnosi, quindi il meccanico si mette lì, perde, tra virgolette, tempo a fare una diagnosi, e gli viene a dire: guarda, sono altri 70 euro, no, sono troppi soldi, non lo voglio riparare, ok, vienitelo a riprendere, c'hai anche quell'altro, te li devi riprendere tutti e due. Non se lo viene a riprendere, li porta un terzo monopattino a cui c'è da fare magari la batteria, e gli viene a dire: ok, guarda, sono 200 euro di riparazione. Ah, ok, però senti, ti lascio quegli altri due monopattini, quanto mi fai un po' di sconto, mi togli un po', nonostante quei due monopattini tu ci avessi perso tempo perché hai fatto le diagnosi sia al primo che al secondo senza guadagnarci un euro, e non avrei guadagnato nemmeno sul terzo perché dovevi andare a trattenerti il primo e il secondo su cui dovevi fare una riparazione per poi venderli, per poi guadagnare qualcosa. Quindi un allungarsi delle tempistiche, dei costi, dei tempi, che porta poi l'officina a cercare di aumentare i prezzi appositamente perché sa che dovrà riprenderli in un'altra maniera. Mezzi da vendere e tutto il resto, che poi magari uno non ha tempo di vendere, quindi sta facendo queste riparazioni quasi gratis. Ripeto, non sono io, è stata l'officina del Motorino Verde, ma almeno adesso sapete come mai ha tutti questi mezzi da parte, che si è trattenuto. Ma Cosa che non noi ci fa? siamo capiti, noi ci siamo Perché capiti. pure la plastica che sta lì intorno, quella c'è una bella temperatura dentro, per Bravissimo. squagliarla, quanto ha Vuol squagliato? dire che ha superato 70 gradi. Se ha Oh, superato 70 comunque. gradi con un cavo grosso così, vuol dire che ti è passato 25 ampere di Oriente. Per una roba del genere non può. Un po' no. Non può assolutamente. La storia invece la racconta un altro meccanico con cui collaboro, che lavora non solo veicoli elettrici, ma veicoli anche termici. E aveva un cliente che lì rientrava, gli è venuto in officina chiedendogli di fare delle prove perché al distributore di benzina dove era andato gli hanno detto che gli mancava l'olio. E lui aveva fatto delle prove, aveva fatto dei giri e aveva visto che all'incirca li consumava circa 2,5 litri di olio alla settimana, che ovviamente sono tantissimi. Per cui gli chiedeva al meccanico di fare dei controlli per vedere questo consumo di olio, che ora, magari voi che seguite l'elettrico non siete proprio ferratissimi sull'endotermico, però diciamo che l'olio dovrebbe rimanere in una vasca, non dovrebbe essere consumato. Pochino, ok, ma goccioline all'anno, non a settimana 2,5 litri di olio. Per cui gli veniva chiesto di fare una diagnosi. Ovviamente il meccanico si trovava davanti, costretto a buttare giù il motore, ad aprire, a fare delle prove, no? Intanto gli aveva rabboccato l'olio e gli aveva detto: ok, guarda, fai delle prove, giraci e poi mi ritorni indietro e si guarda. Lui riandava dal benzinaio e continuava a dire: altri 2,5 litri d'olio che ho dovuto pagare dal benzinaio. Mi guardi sto motore anche arrabbiato verso questo meccanico che non lo prendeva abbastanza seriamente, gli faceva perdere tempo, no? Per cui gli chiedeva appunto di andare a fare una diagnosi più completa, più corretta, e lui, per fortuna, gli chiede: guarda, facciamo una prova, non andare più dal benzinaio, tienila per 2 settimane, la usi e poi la riporti da me tra 2 settimane. L'officina guarda e non aveva perso nemmeno un gocciolino d'olio, cioè l'olio era rimasto quello e non era assolutamente stato perso. Quindi in realtà era il benzinaio che lo stava fregando il cliente dicendogli che mancava l'olio, e lui si sentiva male perché qui mi manca l'olio, mi perde qualcosa, è colpa del meccanico. Per cui questo è andato a finire che questo meccanico, siccome continuava a dirgli: guarda, non ti perde l'olio, ho fatto le prove, e quell'altro dice: no, ma io sono andato al benzinaio, continuo a perdermi olio, alla fin fine gli ha detto: avevi una perdita, ti prendo 100 euro e ti risolvo la perdita. Quei 100 euro uno può dire: ma li hai rubati. No, in realtà sono andati a ripagare la diagnosi che non gli perdeva olio, che può essere carino, brutto, scorretto, però il cliente a quel punto è risultato contento, contento che con 100 euro aveva risolto un problema che dall'altro lato, andando dal benzinaio, tutte le settimane gli costava perché doveva continuare a buttare olio. In questa maniera aveva risolto tutto quanto. Vero è che se riandava dal benzinaio, il benzinaio gli diceva: no, continua a perderti, risiamo punto a capo. Però diciamo che da questo punto di vista il cliente era molto più contento di aver speso 100 euro e aver risolto rispetto a non aver speso nulla e sapere che non aveva un problema, perché lui in quel momento cercava il problema. Allora, quanto mi diverto a portarti a giro a far vedere questa roba e commentare con un professionista che ci seguisce al volo questa roba. Vai, vai, vai. Raptor, si chiama Raptor. Che te c'avevi il mammellone che lo guarda. È identico, è quello. Il mammellone. È il tartamellone. Il tartamellone.
solo che il cartamellone mio all'inizio era 60 volt, 140 ampere, poi è diventato 60 ampere, 72 volt, 500 all'ora. Questo c'ha le batterie dell'overboard? No, no, ma che lo guardo, ma che guarda, perché te guardi la batteria, guardi il motore, un po' da tipo. Nel frattempo fa ridereissimo, cioè i carabinieri qua dietro che mi guardano, perché sto registrando qua, sono ovviamente curiosi del tutto, sono qui in esposizione con lo stand anche loro, e sono curiosi, sono già 5-6 carabinieri che mi sono passati accanto per vedere cosa stessi facendo. Ecco là, è andato, ho visto la mini formulina 1 elettrica, è andato, ci si può far nulla. Quest'altro caso viene qua giù invece da un'officina di Roma con cui ho parlato e che mi ha detto che il caso che l'ha fatto ammattire particolarmente, che poi è quasi l'ordine del giorno per me, è stato una persona che gli ha chiesto un lavoro non grossissimo, 400-500 euro, su un monopattino Ducati Scramble, gli aveva chiesto un aumento delle prestazioni, batteria, velocità, tutto quanto, pacchetto completo. L'officina gli ha fatto gran parte del lavoro, dopodiché gli ha detto guarda però la batteria non ti reggerebbe, se vuoi ti faccio un'altra batteria, sempre compresa nel prezzo, ti faccio un'altra batteria. Questa persona non se l'è sentita di fare un'altra batteria e gli ha detto guarda fa una cosa, rimettimi tutto come era prima. E quindi arrivati al 90% del lavoro fatto, che ovviamente voleva dire tagliare i cavi, risaldarli, riunirli, isolarli e tutto, gli ha detto no, non ne voglio fare più nulla, ripristina tutto quanto, me lo riprendo com'era. E quindi a te ti fa perdere tempo, ti fa ammattire soldi, ti fa cioè, a livello mentale è brutto, cioè te stavi quasi per finire un lavoro, devi ritornare indietro, rilevare tutto e rimettere tutto come era prima, dando per scontato che come era prima ripartisse tutto, ma in realtà se ho tagliato un cavo, quel cavo adesso lo devo ritagliare di nuovo, risaldare, ricosare, insomma è tantissimo ammattimento per poi non guadagnarci niente perché lo rivuole come era prima. Quindi... Sarà questo il futuro delle partite di calcio? Quest'altro caso è molto particolare, viene da un'officina che ha fatto un errore in buona fede, in buonissima fede, e qui viene fuori appunto il cliente come a volte cerca di fregarti, che uno dice ma io non fregherei mai in questa maniera, però a volte viene fuori. Questa officina aveva firmato un contratto dove questo cliente lo pagava una determinata cifra per avere una bozza, e l'officina ha inteso questa bozza e ha chiesto ma cosa intendi, cosa non intendi. E questa bozza lui l'ha intesa come un disegno, uno schema, un disegno, una roba molto semplice. Però firma questo contratto dove lì riservatezza, non divulgazione di questa bozza, no? Una roba di quasi classica, nel senso che con alcune aziende, con alcuni privati può capitare che ti dicono guarda voglio fare un prototipo un po' particolare, però non mi devono copiare l'idea, mi devi firmare questo contratto che ti impegna a non pubblicarlo, eccetera. In questo contratto c'era scritto che lui avrebbe realizzato un prototipo, che era la bozza di cui gli aveva chiesto. E c'è questa parola, prototipo. Però gli dice, guarda, tranquillo, la bozza, come avevamo detto, ha scritto prototipo. Va a realizzare questa bozza, questo disegno e tutto, ma il cliente gli dice, no, però io voglio il prototipo. E lui dice, no, guarda, te mi hai pagato per la bozza, il contratto che abbiamo firmato era per la bozza e tutto quanto. Dice, sì, però ti hai firmato il contratto dove c'era scritto prototipo, per cui adesso mi devi dare un prototipo. E ovviamente voleva dire molti più soldi, molte più persone nel mezzo, molte più situazioni, più complicate, insomma, da tirare fuori, che erano molto complesse. E questo tutto per una parola all'interno di un contratto, che ovviamente era stato fatto in buonissima fede. Sarà questo il futuro delle prossime fiere? Cittadini, c'è qualcosa al voltaggio, guarda. Glielo ripari? Sì, lo riparo. No, non posso, questo telaio è bello, mi piace. L'ultima storia che vi racconto oggi invece viene da un'officina ciclomeccanica che si occupa prevalentemente di forature sulle biciclette, ed è biciclette monopattine, ed è il caso che più farà avvicinare i ciclisti, perché lo vivono tutti i giorni, ovvero di clienti che arrivano in negozio perché hanno forato, gli viene fatta la foratura e si ripresentano 2-3 giorni dopo, a volte anche il giorno stesso, dicendo ma me l'hai fatta male perché si è riforata di nuovo. E queste sono situazioni ovviamente molto antipatiche, perché la foratura è chiaro che se io te l'ho fatta e adesso hai una camera d'aria nuova, tutto nuovo, ma se te esci dal negozio e mi rivai su un pezzo di vetro, eri fuori. Quindi io il mio lavoro l'ho fatto bene, ho fatto la foratura, ho fatto il cambio della camera d'aria, ma se te hai ripreso un vetro eri fuori. E invece i clienti qua giù molto spesso, non sempre, ma molto spesso giocano su questa cosa per cercare di non pagare ovviamente la seconda foratura, dicendo ma forse l'hai fatta male, forse molti ciclisti vengono incontro sbagliando,
dicendo ok, guarda, magari te la rifaccio, questa non te la faccio pagare, che è tutto tempo che loro in realtà perdono, il cliente così ci si fa forza. E mi raccontava questa ciclofficina che il cliente prima è venuto con una foratura, dopo 2 giorni si è ripresentato che aveva forato entrambe le ruote, quindi non è il mio lavoro fatto male, le forate tutte e due, e gli chiedeva appunto di non pagare. L'officina per venirle incontro gli ha detto: guarda, ci sono un po' di soluzioni, probabilmente si è forato tutte e due, si è montato su un vetro, magari hai fatto una strada con vetri eccetera, c'è una soluzione che sono copertoni antiforatura, schiuma dentro, insomma un sacco di soluzioni, vogliamo fare una di queste. Sì, ma io ti ho già pagato 2 forature, vienimi incontro, fammi pagare meno perché me lo potevi fare prima e risparmiamo soldi. Insomma, altri modi per andare a fregare l'officina che in buonissima fede cerca di lavorare e collaborare. Fai un lavoro buono quando arriva il cliente che ti deve pagare 20 e ti dà 30. Sì, perché mi dà la mancia, perché No, magari cioè è molto differente da quando c'è quel cliente che ti deve ma guarda, 200 e ti dà uno dice, 190. quello se... ma perché a me non mi paga per trovare il filo? Ma tu non puoi darlo a un monopattino a uno che non frega. O lo dici prima, o se no non lo fa. Io glielo stringo. Ti studisti, mi luci dal motore. Ora, per tutte queste officine, perché FixV sarebbe il futuro, il presente, perché sarebbe un valore aggiunto per un'officina? Perché potrebbe risolvere al cliente i problemi e all'officina il problema? Beh, punto primo per la diagnosi. Su FixV il cliente ha un unico pacchetto, non ha 5-6 pacchetti gold, silver, cose, un unico pacchetto, con un unico pacchetto fa tutto, una cifra fissa di 20 euro con cui va ad acquistare un preventivo. Preventivo che quindi viene fatto fuori dall'officina, officina che molto spesso lo fanno gratis, in alcuni casi lo fanno a pagamento, c'è cioè chi lo fa pagare 25, 30, 35, 50 euro di preventivo. Beh, con il pacchetto unico a 20 euro hai un preventivo che è già una linea di massima di quello che sarà il lavoro, che poi può essere svolto da una delle officine convenzionate, ma non per forza. Le officine convenzionate rispetteranno quella cifra che ti viene detta nel preventivo, ma uno può, una volta saputo il problema, anche andarlo a fare da un'altra parte. E portare fuori il preventivo è un'ottima cosa per le officine, perché anziché avere un tecnico che si deve fermare, fargli una diagnosi, fargli perdere del tempo, fare delle prove, possono avere un semplice operaio che quindi li può fare qualunque cosa senza perdere tempo e quindi investire quei soldi in altra maniera, in altri posti, in altri luoghi. E infatti è proprio l'accordo che ho fatto con un'officina di Roma di fargli questo tipo di assistenza, è un'assistenza telematica che propongo nel pacchetto di FixV per le officine, assistenza congestionale, assistenza telefonica, assistenza via mail, un sacco di assistenza, insomma, per chiunque è un'officina è veramente un'occasione sprecata non farlo. Non dico altro, poi ve lo andate a studiare, ve lo andate a vedere e vedete il perché dico questa cosa. Quindi, punto primo, portare fuori la diagnosi dal negozio. In questa maniera, chi arriva con una diagnosi già fatta nel negozio, il negozio ha l'opportunità di lavorare lo strettamente necessario a fare quella riparazione, perché è già stata fatta la diagnosi, quindi il grosso del lavoro è già stato fatto fuori. Molto spesso, in molti mezzi, la diagnosi del problema occupa il 90% della riparazione. 90% vuol dire che te, per fare una corretta diagnosi, molto spesso devi andare a riparare quel mezzo. Se te hai una diagnosi già fatta, non c'è bisogno di ripararlo, quindi si fa molto prima, perché ti dico semplicemente qual è il problema. E lo vai a riparare in maniera più economica e più veloce. Non solo, può essere di supporto al cliente finale, proprio perché qualora si trovasse che l'officina mi ha detto questo, ma secondo te è vero, secondo te non è vero, in quello stesso pacchetto noi possiamo chiamare l'officina e sentire: ma cos'è successo? Come mai è successo questo? Come mai ti è venuta questa cosa che le hai detto questo, non gli hai detto questo? Perché hai fatto delle prove se non tornano? E capire insieme al cliente, magari dare invece una giustificazione che asseconda il cliente e dire: guarda, effettivamente la prova da fare è proprio questa, quindi l'officina ha seguito il percorso giusto. Poi le cifre che uno prende, quelle dipendono da officina a officina, dipende da un sacco di fattori, dipende se magari l'hai fatto ammattire 10 volte prima e questa volta te le devono far ripagare, cioè dipende da tante cose. Con questo tipo di servizio puoi andare a controllare perfettamente tutti i tipi di lavoro che vengono fatti fuori, dentro, durante, e quindi secondo me è davvero un ottimo rapporto di guadagno per tutti quanti. Vuoi perché vieni tutelato anche dall'esterno su qual era il problema? Vieni tutelato durante tutto il tempo perché c'è comunque sia dei precedenti, c'è un database con tutti i lavori fatti e quindi io a distanza di tempo posso andare a vedere i vari lavori fatti, le officine a distanza di tempo possono andare a vedere i vari lavori fatti e il cliente che non gliene frega di tutti i lavori fatti in precedenza, però può avere un supporto nel tener traccia di tutto quello che ha dovuto subire, non subire, fare, non fare su questo veicolo, sia per le modifiche che per le riparazioni. E secondo me non è davvero, davvero da poco. Qual è il video con cui mi hai conosciuto?
quello che rimane monopattino, uno dei primi proprio, penso. Basta che ancora dentro la casa, ancora dovevi averci tutto, guarda. Ti dico soltanto una cosa, cioè avevi casa tua e prima era piccolo, poi è diventato un po' più grosso, poi è diventato un po' più grosso, poi è diventato. Ti ricordi qual era il primo video con cui mi ha conosciuto? Che hai visto quel video e hai detto perché sei andato? Cosa vuoi dire? Mi pare per il BMS. Per il BMS? Sì, volevo volere un consiglio sul BMS, come un paio del BMS, perché non parlo di BMS. Siamo qui con Danilo che conosciamo da quattro officine, certo, Danilo che ci siamo conosciuti, e io c'è una cosa che non ho ancora detto a loro di quattro officine, che oggi li rivelerò, però ancora non l'ho detto, però lo vorrei, prima di dirlo, farlo dire da te, dalla tua esperienza di quattro officine, perché te, dottor Bike, hai quante officine ad oggi convenzionate in cui lavori? 15. 15 officine in tutta Italia, non solo a Roma ne hai due. Però con le officine di quattro officine te sei rimasto in contatto. Esattamente, la cosa su cui puntiamo e per la quale siamo nati, insomma, è fare network, scalare, fare rete. Tanti non capiscono che questo può avere un esponenziale e un moltiplicatore molto alto. E noi lo facciamo, ci riusciamo, con quattro officine siamo stati in contatto e adesso siamo in stretto contatto. Con tutti quanti, perché con Energeco, esatto, ci continua a lavorare. Con Mark e... sono quasi ormai compagni di merenda. E con tutte le ruote, anche lì avete iniziato una collaborazione, dei cambi e tutto, per cui siete entrati in questo engagement di contatto con... Sulla solita si va veloci, ma insieme si va lontano. No, è verissimo. Quindi non solo fare network conviene, perché andiamo a far lavorare le officine che in questo momento non stanno lavorando o che hanno più tempo a disposizione, più personale a disposizione, permette di ottimizzare le persone, perché se non hanno più bisogno di un tecnico super mega qualificato all'interno dell'officina, ma lo possono portare anche questo esterno, tutte le persone all'interno dell'officina diventano operai e quindi gli permettono di fare praticamente tutto quello che gli serve nel momento che gli serve. Devi pulire per terra, vai a pulire per terra. Devi farmi una vendita, vai a farmi una vendita. E sei più flessibile. Tutte le aziende stanno andando nell'ottica di togliere il super mega professionista, perché il super mega professionista costa, gli è costata la formazione di farlo diventare super mega professionista. Al contempo il super mega professionista è strettamente legato a fare quello e quindi non è molto malleabile nell'azienda, perché lui sarà tentato di fare sempre quello e questo non è un valore aggiunto all'interno di un'azienda. In più lo rende difficilmente sostituibile, perché una persona super mega tecnica, super mega qualificata a fare quello che fa, nel momento in cui si va a licenziare, se ne va via e tutto, devi ammattire te azienda, cercare un altro egualmente qualificato. E invece portare tutte queste figure esterne all'azienda con una sola persona, due persone, super mega qualificata, un team di tecnici super mega qualificati che fanno tutto, permettono all'azienda di tenere all'interno delle persone più semplici, operaie, facilmente sostituibili, che un indomani ti va via lui, ne prendi un altro e non c'è bisogno di insegnargli tutto da capo, perché hai un supporto tramite video YouTube, tramite chiamate, videochiamate, call, messaggi, WhatsApp, Telegram e tutto quello che c'è, più ne ha più ne mette. Ovviamente è una cosa relativamente nuova, per cui nell'ambito di pochissimo tenderemo a farla crescere tantissimo. Non solo, un'altra cosa, un altro valore aggiunto è che più siamo di officine che collaborano insieme, più è il tuo potere di presentarti a un'altra azienda. Quindi quando l'azienda avrà un problema, non ti presenti più come ciao sono io e riparo. Non ti presenti più come ciao sono Dr. Bike, abbiamo 14 officine. Ma ti presenti come ciao siamo FixEV, abbiamo oltre 100 officine ora che abbiamo iniziato da una settimana. 100 officine con cui collaboriamo, figuratevi voi in un mese a quanto possiamo arrivare. Quindi è un progetto che veramente tutti stanno abbracciando e sono molto molto contento, anche perché nella mia ottica c'è ovviamente di aumentare tutto quanto, perché così aumentiamo i fornitori, aumentiamo dove trovare i componenti, li rendiamo unici per tutti, facciamo un bel gruppo unito per tutto, insomma le cose sono veramente tante messe nel buzzo, per cui vediamo di sfornarle a tempo pieno. E sì, io farò meno riparazioni, come ho detto. Io, in realtà, ci sono dei pacchetti in cui posso venire a fare delle riparazioni nei negozi, ma farò meno riparazioni, proprio perché mi dedicherò di più
agli altri miei progetti, che sono ovviamente i video per le aziende che sto realizzando, non solo per il riciclo, non solo per il canale YouTube. Ragazzi, ho 6 canali YouTube che sto gestendo, cioè questo è uno, ma ce ne ho altri 6 che non vi dico quali sono perché non ci combinano nulla, a parte comprare veicoli elettrici, quello sì, quello ci combina, per cui chi vuole andare a vedere quel canale YouTube compare veicoli elettrici è il canale YouTube ufficiale di compareveicolielettrici.it, il sito dove andare a trovare recensioni comparative di tutti i veicoli elettrici in produzione. Li sto inserendo manualmente tutti quanti, uno per uno, mi ci vuole un pochettino, ma come ho detto a un commento di un ragazzo, quel messaggio, quel vengo in negozio, ti offro un caffè più che volentieri, facciamo 5 minuti di chiacchiere, per qualcuno potrebbe essere un valore aggiunto, per qualcuno potrebbe essere un voglio dimostrarti che ci tengo, che mi piace e che voglio offrirti un caffè, no? Come valore aggiunto. In realtà io, come gli ho risposto a quel ragazzo, lo dico anche qua giù, preferisco incontrarvi fuori, mi avete riconosciuto, ve lo offro io il caffè, mi costa meno, perché nel momento di tempo libero me lo posso permettere di prendermi un caffè, ma nel momento in cui sto lavorando, se sto inserendo dei veicoli, se sto facendo un contratto con un'azienda che mi porterà 25 euro al mese e non ho tempo di fare quel contratto, io ho perso 25 euro al mese, per quanto? Per 2 anni? Cavoli, ho perso tanti soldi, lo capite, per un caffè, non mi conviene, allora preferisco offrirvelo io, quando ho il tempo libero, mi vedete fuori, oh Ale, ma te sei quello di riciclo? Sì, vieni, ti offro un caffè. Bene, io me ne torno dentro a scoprire qualche nuova persona con cui collaborare, con cui iniziare a fare network, che non vi voglio anticipare nulla, ma ho già trovato un bel po' di aziende e noi ci vediamo alla prossima. Se volete facciamo un video anche sulla Make It Fair e diciamo qualcosa su come è andata, come non è andata questa fiera. Sono contento, mi è piaciuta davvero tanto, rispetto alle classiche fiere dove ci sono solo monopattini e biciclette, questa è davvero una visione particolare, giusta, non giusta, però molto particolare, sono molto molto contento. Molto buongiorno!